Bentrovati Davide il Critico. Bologna-Lazio 1-0. Ragazzi, ragazzi, ho cantato da soli in motorino, ho corso di gioia dal motorino fino su dalle scale e ho un gran fiatone, ho cantato uscito dagli spalti e io devo essere sincero, io ho 29 anni. Io sta roba qua non l'ho mai vissuta. Ero piccolissimo per potermi gustare Baggio, ero troppo giovane per poter capire appieno, signori, e io ho vissuto solamente degli anni in cui speravo di esistere l'anno dopo. Nell'ultimo periodo con Saputo abbiamo vivacchiato in Serie A. Io la roba di adesso nella mia vita non l'ho mai vissuta, mai, mai. Io oggi vinco con la Lazio 1-0 e c'ho i brividi, e c'ho i brividi ragazzi, c'ho i brividi. Penso tanti tifosi che seguono una squadra simile al Bologna in questa situazione provino le stesse cose, perché, cioè, lo dico quasi emozionati, io sta roba non la capisco quasi, cioè io sta roba non la capisco, cioè io non, cioè, cosa sono 11 risultati utili consecutivi? Cos'è una vittoria in casa con la Lazio 1-0 senza subire gol e facendo una prestazione matura dall'inizio alla fine? Cos'è andare a Torino con la Juve e meritare di vincere? Cos'è recuperare due gol di scarto all'Inter? Cos'è pareggiare in casa con Napoli? Cos'è andare a Monza, una squadra di metà classifica, e imporre il tuo gioco e rischiare anche di vincerla? Cos'è andare a Sassuolo e anche lì imporre il tuo gioco? Sì, magari non spumeggiante, ma con convinzione, con maturità, giocando in un modo che ti rende orgoglioso perché i ragazzi escono lasciando tutto in campo. E io sta roba qua lo dico quasi senza voce. Io è la prima volta che la provo, la prima, e non posso dire che grazie a Sartori che ha messo su una squadra che mi sta dando tanto e in cui amo specchiarmi il fine settimana. Devo dire grazie a Thiago Motta perché sta facendo un lavoro incredibile. Oggi il Bologna vince 1-0 contro una grande squadra del nostro campionato, come ha detto Thiago Motta in conferenza stampa. E lo fa meritatamente contro un avversario che prova in tutti i modi a metterti in difficoltà, quando non lo fa con tatticismi, perché anche ben allenata la Lazio lo fa buttandola sulla bagarre, sulla protesta, provando a farti perdere le staffe, ma il Bologna rimane lucido, il Bologna rimane maturo, il Bologna fa una prestazione da squadra grande, perché vincere 1-0 contro la Lazio in questo modo lo fai se sei grande, o perlomeno se hai voglia di diventarlo. E io sono orgoglioso di sti ragazzi, sono orgoglioso del mio allenatore e sono orgoglioso di chi ha messo su questa squadra, perché io sto godendo come mai nella mia vita per seguire la squadra della mia città. E oggi, finita la partita, avevo i brividi, perché non ci credevo. Avete visto le mie pronosticanze, io non credevo nella vittoria, ma neanche nel pareggio. E adesso tutti a Firenze. Adesso tutti a Firenze. Però ora torno Davide il Critico e parliamo di questa partita. Perché questa partita l'abbiamo vinta grazie a chi voglio sempre in guerra con me. E chi è questo ragazzo? È Ferguson. Ferguson, una partita clamorosa, come quella di Zirze che non trova la rete, ogni tanto magari si ingargamella nell'area avversaria, però fa una gara strepitosa. Lo trovi anche dietro a difendere, perché lui continua a dimostrare di essere un giocatore completo. Completo. Ragazzi, Zirze è un giocatore che ogni domenica fa un passo in più nel dimostrarti le sue qualità e ne ha da vendere. Calafiori e Beukema fanno una partita strepitosa, strepitosa, ragazzi, eravamo contro la Lazio, non contro una squadra, contro la Lazio.
E noi, parlo per me e per i miei amici intorno e chi vuole si può aggregare, avevamo paura per lo stesso discorso iniziale, perché non siamo abituati a vivere questa roba qua. Ma in realtà i ragazzi non hanno sofferto così tanto come abbiamo sofferto noi per abitudine. Siamo andati in affanno poche volte, e siamo sempre rimasti lucidi contro un avversario che le ha provate tutte per metterci in difficoltà. E io invece parlo bene dell'arbitro, perché molti l'hanno criticato. L'arbitro è stato bravo, perché per tutte le volte che hanno tentato di fregarlo con delle simulazioni, è stato lucido, bravo a tenere sotto controllo una gara che inevitabilmente si sarebbe conclusa diversamente da spintonate al triplice fischio. Era impossibile da gestire una gara contro una Lazio così, perché o gli dai tutti i falli quando loro cascano per terra, oppure per forza finisce in questo modo. Il Bologna vince, merita, bravi ragazzi, bravissimi ragazzi. Nelle pagellanze analizzeremo ciascuno dei giocatori per dargli un voto e prima di ricordarvi di iscrivervi al canale e mettere mi piace al video, questa felpa qua. Questa felpa me l'ha data oggi Berna. Il ricavato andrà alla Fondazione Sant'Orsola per la ricerca contro i tumori e rappresenta il gol di testa di De Silvestri da fuori area contro il Frosinone. Vi lascio in descrizione il link per acquistare la maglia. È molto bella, c'è anche chiaramente la felpa che indosso io e trovate tutto nel link in descrizione. Potete acquistare un qualcosa di molto bello e fare allo stesso tempo un'opera molto molto importante. Forza Bologna sempre. Grazie ragazzi, tutti a Firenze.